vuole la realtà, vuole azioni incisive per quanto riguarda l'inquinamento, per quanto riguarda il mostro ArcelorMittal che uccide e che voi volete continuare a tenere come partner con Invitalia. Questa è la realtà, Presidente. Perché non cacciate ArcelorMittal? E poi siete autori di altri due decreti salva Ilva, di proroga di misure di adeguamento. Prego. Vedo che la sua non è una domanda, la sua è una tesi accusatrice. No, è una domanda. Allora, scusi, però parlo io. Allora, per quanto riguarda ArcelorMittal, il negoziato con ArcelorMittal, quindi le sorti dello stabilimento ex Ilva, anche una giornata così impegnativa, perché voi sapete che sto tornando a Roma, ci aspetta il decreto, un incontro con le regioni, perché vorremmo stasera parlare il DPCM nuovo con le misure per quanto riguarda anti-Covid. Ho trovato anche il tempo adesso entro una riunione con tutte le associazioni sindacali dello stabilimento ex Ilva e con una delegazione delle famiglie tarantini che hanno a cuore questo problema. Quindi lo stabilimento crolla a pezzi. Guarda, lo facciamo noi. Lo stabilimento crolla a pezzi. Guardi, non rispetti me perché vedo che... No, la rispetto. No, però stiamo lavorando tutti. La domanda almeno ai colleghi, perché io le rispondo... Io rispetto gli ammalati di cancro. Scusa. Allora, dicevo, informeremo sullo stato del negoziato, i nostri obiettivi, e chiudo su ex Ilva perché ritornerò e dedicherò una giornata all'ex Ilva apposita. Come ho sempre fatto, io sono andato due volte nello stabilimento, quindi lei prima di non ha risposto ai genitori tarantini, alle associazioni, ogni settimana le mandano una lettera, lei non risponde. Senti, possiamo andare avanti, per favore? No, sto dicendo la basta, dai, no, è facile. E finiamola con queste pagliacciate. Sono un giornalista libero. Scusate. A beneficio dei cittadini che ci ascoltano, che non stanno comprendendo nulla. Voglio chiarire che la posizione nostra, informerò sullo stato del negoziato. Noi stiamo lavorando in questo negoziato perché abbiamo coinvolto la parte pubblica, in particolare c'è il soggetto che è destinatario di questo coinvolgimento pubblico, che è Invitalia, sta lavorando con gli ArcelorMittal per perseguire quegli obiettivi che ci siamo riproposti. Chiudere un polo siderurgico in Italia è un problema di sistema, ma noi vogliamo rendere e accelerare la transizione energetica verde. Arrivano anche soldi al recovery fund, abbiamo la possibilità di farlo, abbiamo la possibilità di preservare anche occupazione, fermo restando che questo passaggio oggi abbiamo sottoscritto vari progetti, vari nuovi contratti. Vogliamo quindi che offrire un riscatto economico, sociale, culturale a questo territorio sofferente. Va chiusa e basta, Presidente. Guardi, va chiusa. Vuoi far parlare gli altri, per favore? Casalino, cosa vuole? Non può essere un dialogo solo tra me e lei. Casalino, cosa vuole? Lei non mi insegna niente. Presidente, sarà sfuggito che proprio alla luce delle sofferenze, del dolore, che è stata della rabbia anche di questa comunità, alcuni dei progetti vanno proprio in questa direzione. Oggi abbiamo posto la prima pietra per la costruzione dell'ospedale San Cataldo. Ancora oggi abbiamo inaugurato il corso di laurea in medicina e chirurgia, un corso di laurea autonomo, e ancora investiremo in particolare specializzando una ricerca che sarà specializzata per quanto riguarda l'infortunistica e la tutela dei lavoratori, infortunistica sul lavoro. Quindi cercheremo di offrire delle risposte mirate per questo territorio. In più, ovviamente, parlavo di riqualificazione, abbiamo sottoscritto un contratto per la riqualificazione del centro storico per recuperare ex Yard Belleli, dove abbiamo attirato l'interesse di un leader mondiale della cantieristica d'eccellenza, il gruppo Ferretti, poi ancora la stazione, l'area ex torpediniere. Stiamo facendo una serie di interventi, di progetti, ma ne arriveranno ancora altri. Stiamo lavorando intensamente per creare qui a Taranto un acquario, che sia il più bello del Mediterraneo. Vogliamo quindi rilanciare questo territorio concretamente. Ci saremo e torneremo. Altre domande? Il prossimo progetto? Allora, il prossimo progetto, quello che ci piacerebbe assolutamente portare, vorremmo sottoscrivere, dicevo, proprio questo dell'acquario. È un grande progetto che coniuga, quindi attrazione, vocazione turistica, ricerca anche in questo settore,
e faremo di tutto per realizzarlo in tempi brevi. Presidente, cosa pensa delle preoccupazioni internazionali della presenza di Stato? Ha il soldato diffuso il suo tempo le fotografie in cui lei donava in Italia un libro da lei scritto. Lei è un illustre professore universitario, non un ottimo avvocato. Ma si è mai visto un governo che firma un contratto con la ArcelorMittal, impegna ArcelorMittal a pagare, sono le sue parole, i contratti si rispettano, 4 miliardi e mezzo a questo governo, e questo governo oggi deve aprire i soldi di Invitalia con i soldi dei cittadini per mettere, per non sottostare al ricatto di ArcelorMittal. Questo, se lei mi permette, da giornalista è una vergogna. Allora guardi, per quanto riguarda il contratto sottoscritto con Mittal, voi sapete che quando io mi sono insediato già nel Conte 1, cosiddetto Conte 1, abbiamo ereditato una procedura di evidenza pubblica, una gara in conclusione. Dopodiché, lei ha ricordato anche quel libro che si intitola Impresa Responsabile, quindi ho richiamato gli ArcelorMittal ad assumersi le responsabilità. Oggi non è pensabile gestire un impianto del genere senza avere premura per le ricadute sociali, per quanto riguarda l'impatto ambientale e la sostenibilità. Detto questo, le conclusioni le dobbiamo trarre all'esito di questo negoziato. La posizione del governo è ferma. Se poi ovviamente questo negoziato non darà i frutti e non consentirà di raggiungere gli obiettivi che il governo si è prefissato di raggiungere, ne trarremo tutte le conseguenze. Le misure che sono state anticipate, la maggioranza è assolutamente compatta, quindi ovviamente adesso c'è anche un po' di preoccupazione per i casi che positivi, che ovviamente anche i parlamentari sono come io, comuni mortali, potrebbero essere affetti da una sintomatologia positiva, speriamo di no. Però i numeri ci sono, la maggioranza è coesa. Presidente, le preoccupazioni internazionali per la presenza cinese nel ponte. Rischiamo un secondo lockdown come il primo? No, allora escluderei uno lockdown, lo diciamo a ragion veduta, perché abbiamo lavorato proprio per prevenire un nuovo lockdown generalizzato. Nel frattempo abbiamo rafforzato le strutture ospedaliere, la risposta del sistema sanitario. Siamo molto avanti, facciamo un numero di test impressionante, addirittura con l'ultima circolare del Ministero della Salute potremo ridurre anche la quarantena dai 14 giorni iniziali, abbiamo anche la possibilità di introdurre nuovi test ancora più rapidi, insomma abbiamo adottato una serie di misure, abbiamo un sistema di monitoraggio molto sofisticato. Se proprio questa curva dovesse continuare a risalire, prevedo qualche cosiddetto lockdown molto circoscritto territorialmente, ma non siamo più nella condizione di intervenire in modo generalizzato sul territorio nazionale o su ampie aree del territorio. Le preoccupazioni internazionali per la presenza cinese nel porto? No, tenete conto che ovviamente ci sono. Noi in passato si diceva, ci si lamentava per l'invadenza delle multinazionali. Oggi l'economia, un po' tutte le economie invece in un mondo globalizzato, si preoccupano se investitori stranieri non arrivino, perché significa non offrire, evidentemente non essere attrattivi. Noi siamo molto attenti e bilanciati, vogliamo investimenti sostenibili che arricchiscono le comunità, la nostra comunità nazionale e le comunità territoriali. Non consentiamo investimenti predatori, vogliamo ovviamente investimenti che ci consentano di tutelare tutti i nostri asset strategici per i quali noi ci difenderemo con le unghie e con i denti. Presidente, l'ospedale Santa Paola di Taranto è un tema sul tavolo del governo? Guardate, devo essere molto franco con tutta la comunità tarantina che sta chiedendo un'università autonoma, un polo universitario autonomo. Noi non dobbiamo fare cattedrali nel deserto, siamo partiti con questo corso di laurea, medicina e chirurgia. Questo è un corso autonomo. Poi c'è anche il Politecnico molto interessato su Taranto, dobbiamo creare quelle specializzazioni, quelle materie di formazione superiore che rispondano alla vocazione del territorio. Quindi non ci fissiamo in questo momento sull'università autonoma. Noi vogliamo creare un progetto universitario sostenibile. Man mano che andremo avanti vedremo come risponderà il territorio e se necessario faremo passi anche molto più ambiziosi. Ma partiamo e procediamo in modo progressivo. Ha preso a sé la delega per i servizi. Scopa ci ha chiesto chiarimenti
proprio su questa operazione dei cantieri Ferretti e Bellini. Che chiarimenti può dare lei che ha la delega interventiva? Guardate, stavo parlando di una società leader mondiale che promuove il Made in Italy, assolutamente italiana, che eccetto gli investitori, ovviamente la partecipazione, ma per quanto riguarda il management è rimasto italiano, gli stabilimenti sono in Italia, i lavoratori sono in Italia e il know-how e l'expertise è italiano. Se poi c'è una partecipazione straniera e abbiamo deciso da oggi che dobbiamo sovietizzare il sistema economico, non sono d'accordo. Quando arriva il recovery fund?